Avvio dell'anno scolastico per le scuole materne comunali di Cremona e più piccoli. Questa mattina sono stati accolti nel rispetto meticoloso delle misure anti-Covid segnalate da Governo e Regione Lombardia. In tutto di competenza del Comune sono 4 asili nido, 9 scuole dell'infanzia che contano 725 alunni, cui si aggiungono 6 statali e le scuole private. Di queste ultime molti sono già tornati in classe. Le scuole di infanzia paritarie erano partite per lo più già il 1 settembre, mentre tutti gli altri cominceranno il 14. Sui banchi oggi sono tornati in anticipo rispetto ai coetanei anche gli studenti delle scuole primarie Don Primo Mazzolari e Bianca Maria Visconti e quelli della media Anna Frank. I bambini stamattina hanno trovato un triage d'accoglienza, sanificazione delle mani, prova della temperatura. I genitori non possono più accompagnare i bambini nella sezione, ma devono fermarsi prima, consegnare i bambini alla maestra. Le maestre naturalmente hanno le mascherine che devono tenere e per i piccoli, nido e infanzia, non sono previsti distanziamenti e neanche l'utilizzo ovviamente della mascherina. Le sezioni sono definite come bolle, sezione bolla. E i bambini non possono venire a contatto con altri bambini di altre sezioni, che abbiamo potenziato gli organici con 37 a tempo determinato più altre 18. C'è una responsabile, una referente Covid, e poi è ovvio che il rapporto fondamentale è quello con ATS, con un riferimento Covid all'interno dei dipartimenti di prevenzione dedicato alle scuole. Tutto questo comporta che cosa? Una collaborazione, ma fortissima, insomma, con le famiglie. Per i più grandi per ora si punta su distanziamento, entrate scaglionate, mascherina durante gli spostamenti a scuola, ma non al banco. Qualche modifica ci sarà per la mensa del tempo pieno. Per l'organizzazione della mensa nella primaria statale, quasi tutte le realtà che abbiamo visto, almeno 2 turni mensa ci sono, quando non sarà necessario che alcune classi consumino il pranzo in classe, per evitare un terzo turno che sarebbe effettivamente impraticabile.